Il 25 settembre accadrà che dobbiamo occuparci d'Italia, perché questa campagna elettorale è caratterizzata da un'esplosione di promesse assurde, costosissime, che non hanno nulla di connessione con la realtà dura che stiamo attraversando. C'è bisogno di una politica che non guardi più agli scontri del secolo scorso, e vediamo tra Letta e Meloni un rinfacciarsi di rosso e nero, tanto per entrare nel confronto televisivo, ma senza nessun contatto con la realtà. Invece abbiamo bisogno di sapere cosa facciamo per il prezzo dell'energia, di sapere cosa facciamo per l'inflazione che sta colpendo le famiglie italiane, di cosa facciamo per affrontare i temi delle nostre imprese che sono in grande difficoltà. Noi portiamo oggettivamente risposte che sono concrete, in continuità con quanto sta facendo il governo Draghi, un governo che si è messo in mezzo ai problemi, ha portato l'autorevolezza di Mario Draghi in Europa per dare una mano a questo paese. Tutto il resto mi sembra un grande rumore di sottofondo che serve solo per confondere gli elettori. Proponiamo di lavorare nella consapevolezza che bisogna fare le riforme, che bisogna andare avanti con la semplificazione, con l'abbassamento delle tasse, e lo diciamo nella consapevolezza che solo con queste misure noi possiamo far ripartire l'economia dell'Italia.